Ricomincia il corso di pittura con la pittura materica. Questa è arte per te. Arte per te. Tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, ricomincia il corso di pittura, arriva l'estate, posso aprire le finestre, le cose asciugano molto velocemente e ritorna il corso di pittura e soprattutto io sono più libera e posso dedicare più tempo a questa attività. Bene, oggi riprendiamo il corso di pittura partendo da il fondo. Del resto è sempre giusto partire dalla base. Allora, oggi ci occupiamo della pittura materica perché tra un pochettino parleremo dell'astratto qui sul canale, quindi mi interessa preparare il supporto su cui dipingere. Oggi vi faccio vedere i fondi materici creati con carta e ovatta. Poi in un prossimo video vi farò vedere i fondi materici creati con sabbie e inerti, quindi in un prossimo video vi farò vedere i fondi materici plastici e poi i fondi materici tessili. Insomma, ci sbizzarriremo, anche perché ognuno di queste tipologie di fondo ha una finalità differente l'una dall'altra. Adesso spostiamoci di là, andiamo a vedere il fondo materico con carta come si fa e poi ci ritroviamo qua, tutto in rima. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri fondi di carta. Oggi di questo parleremo. Una bacinella, della colla vinilica, acqua, un pennello da poco conto, dei supporti. Io qua ho una tela che voglio riciclare, quella che ho fatto insieme a voi con la Fluid Painting, così ve la faccio vedere anche asciutta, senza vernice risulta così, però io non ho nulla, io quel video l'ho fatto solo per voi di questa tela, così non ho nulla di cui farmene, quindi le farò su un fondo per creare un qualcosa successivamente ad acrilico. E poi due cartoncini telati che avevo usato per fare dei sample per delle recensioni e che così avranno di nuovo vita e verranno riciclati per dei nuovi lavori. Come materiale useremo l'ovatta, quindi il cotone idrofilo, insomma, io qui ho in dischetti e poi lo sfalderò, ma quello libero va molto molto meglio di questo, della carta morbida tipo tovagliolini di carta, fazzolettini di carta, carta igienica per intenderci, questa carta molto sottile e malleabile, è una carta comune da fotocopiatrice, quindi potete usare anche carta di giornale, carta da imballaggio, carta pacchi, carta regali, tutto quello che avete da poter utilizzare, utilizzatelo, basta che sia carta. In una vaschettina versiamo un po' di Vinavil e allunghiamo con dell'acqua in proporzione di due parti di Vinavil e una di acqua, che farete ad occhio, niente bilancia. I fondi, così come vi dicevo nell'intro, sono bellissimi per creare dei quadri astratti materici e proprio per questo li useremo, perché molto presto su Arte per te parleremo dell'astrattismo, cosa che so vi interessa, e delle sue molteplici sfaccettature, una delle quali è proprio la sfaccettatura materica. Quindi noi oggi prepariamo i fondi per poi fare dei video in futuro. Fatta questa miscela, che non è né troppo liquida né troppo densa, mettiamola da parte e comincerei proprio con la tela e la carta più tenace, che è la carta da fotocopie. Come prima cosa dobbiamo rompere la struttura della carta, e l'unico modo per rompere la struttura della carta è quella di appallottolare più e più volte la carta tra le mani, in modo da farla diventare morbida e malleabile. Preparo sia la vaschetta con la miscela che la Vinavil pura accanto a me. Prendo la carta, dopo averla strapazzata ben bene, e la divido in pezzi un po' più piccoli e la immergo in questa miscela. C'è da sporcarsi le mani, se non tollerate la Vinavil utilizzate i guanti. La Vinavil comunque vi ricordo che è del tutto innocua e tra le colle quella maggiormente biodegradabile. Allora, inserisco il pennello sulla colla non diluita
e decido dove voler mettere l'inserto di carta. Quindi con la Vina Vilpura preparo l'accoglienza della mia carta, sbordando sempre un po' di più di quello che voglio sia lo spazio occupato dalla mia carta. Tanto questo darà ulteriore matericità al quadro. Questo è anche un modo bellissimo, ve l'ho detto, no? Di riciclare tele che altrimenti avremmo buttato via. Sapete, noi artisti abbiamo sempre dei ripensamenti sul nostro operato. Allora, prendo la carta, la strizzo dell'eccesso, strizzatela benissimo, e modellatela lì dove volete creare il fondo. In questo momento a me interessa più che altro poggiare la carta, quindi non perderò molto tempo né nel tenerla a bagno, perché non la voglio troppo poltigliosa, se no avrei usato l'ovatta. Quindi la semplicemente bagnerò, così velocemente la strizzerò dell'eccesso e la poggerò. E mano a mano creerò tutta la carta di cui ho bisogno. Possiamo lavorare il fondo in maniera materica, così aggettante. Ovviamente i fondi materici si lavorano in piano, non sul cavalletto. Quello lo do per scontato, lo dico perché non si sa mai, ma va da sé. Ok, quindi c'è una parte più aggettante. Dopodiché prendo ancora della colla in purezza, la spargo e con una carta lievemente meno pressata, quindi che sia ammaccata ma che non sia sgualcita proprio come quella dell'inserzione che abbiamo messo, quindi pressiamola di più, completiamo tutta la tela. Aggiungo dei particolari dove voglio rendere ancora più aspro il mio fondo, e come vedete preparare un fondo non ha nulla di istintivo come si può pensare, anche se un fondo così molto materico, sì, l'istinto deve lasciare anche il posto alla ragione, perché dovete avere ben chiaro cosa fare, quindi lo scopo del vostro lavoro. Non potete preparare i fondi prima di sapere qual è il soggetto, e soprattutto cominciare a distribuire gli spazi. Come vedete, io questo monticello l'ho messo in sezione aurea, e adesso aggiungo altri due pezzetti infinitesimali rispetto al resto, un pochettino più aggettanti su questo lato del quadro. Mi raccomando, non perdete la struttura della carta, fate in modo che la carta non diventi ovatta impappandosi troppo, quindi siate veloci nel gesto di pressatura e scolatura. Dopo riapritela immediatamente e fate le pieghe tipiche della carta. Ok, per esempio a me qua mi si è impappettata un po' la carta, non mi piace, nessun problema, immergo della carta nuova e copro, ammaccando ovviamente, creando le ammaccature del caso. Ok, perfetto, sono soddisfatta così. E prima del prossimo passaggio faccio asciugare completamente.
Nel frattempo vi faccio vedere come utilizzare la carta un po' più morbida. Alla diluizione precedente, che prevedeva due parti di colla e una di acqua, aggiungiamo un'altra parte di acqua. Quindi deve esserci pari quantità di colla e di acqua. Questa miscela è perfetta sia per la carta leggera che per l'ovatta, quindi rimarrà la medesima per i nostri due prossimi fondi. Voilà. Come sempre, la prima mano io la do con della Vinavil pura. Immergo il tovagliolo nella nuova miscela e poi velocemente cerco di aprirlo e poggiarlo. Allora, questa materia ci dà la possibilità di schiacciare veramente a fondo, quindi possiamo o lasciarla voluminosa quanto vogliamo o schiacciare e creare proprio una texture, vedete, materica, in cui potrete lasciare anche l'impronta delle vostre dita o qualunque segno voi desideriate, se volete dare un'impronta così, un manico di un pennello, quello che volete. Potete anche dare delle impronte tipo orma. È divertentissimo dipingere sui fondi, non so se avete mai provato, ma dà alla vostra pittura un sentore totalmente differente. Questo cercherò di aprirlo maggiormente. Qui non c'è bisogno di sfrangiare la trama, perché capite bene che c'è poco da sfrangiare. E se voglio appiattire ulteriormente, posso imbibire dall'esterno col pennello. Possiamo quindi fare o un fondo unitario come questo, o decidere magari di spostare più materia su un punto, perché questa veramente è davvero malleabile. Possiamo quindi spezzarla e riformularne l'immissione. E questo è il trait d'union tra la carta e l'ovatta, che vedremo tra un po'. Queste operazioni possono essere fatte indifferentemente su ogni tipo di supporto: tela, cartoncino telato, legno preparato. E anche questo è fatto, vedete, la texture è più sottile rispetto a quella cartacea, ma paradossalmente molto più pesante. Con la carta più leggera l'immissione è più pesante, con la carta più pesante è più spessa ma più leggera la resa. E adesso procediamo con l'ovatta. Anche qui una generosa mano di colla. Io sono costretta a prendere il dischetto e sfrangiarlo, ma se voi avete l'ovatta vi muoverete sicuramente più agevolmente di me. Quindi prendete un baciuffolo di ovatta, sfrangiatelo. E posizionate, dopo averlo imbibito, il malloppone di ovatta dove meglio desiderate. Quindi sfrangiate imbibite, la colla sta cominciando a tirarmi sulle mani e mi stanno rimanendo appiccicate le dita. Ok, per coprire gli spazi tra un fondo, tra una prominenza e l'altra con l'ovatta, l'unica cosa che vi consiglio, se non volete cambiare la consistenza, perché potete metterci anche carta da tovaglioli o carta comune, ma se non volete cambiare la consistenza poltigliosa, usate dei fazzolettini da naso di carta, per intenderci gli Scottex, i Tempo, quelli che avete, quelli della Lidl, quelli che avete in casa, insomma. Abbiamo bagnato l'ovatta
prendono ad avere una consistenza molto molto simile, ma anche facile da lavorare. Quindi potete fare le forme basse. E voi che pensavate che un fondo erano quattro pezzi di roba buttati là a casaccio? No, per niente. Un fondo deve essere fatto bene, anche perché deve mantenere il substrato del nostro lavoro per sempre. E se crolla il fondo, cari miei, crolla tutto il quadro. Quindi dobbiamo prepararlo molto molto bene. Vedete, questo è il più poltiglioso tra i tre. Si suppone che uno scelga questo tipo di materiale se è questo l'effetto che vuole. Ok, va bene? Adesso facciamoli asciugare tutti e poi ci ritroviamo di nuovo. Ok, ho fatto asciugare malamente e leggermente i miei fondi. Voi fateli asciugare totalmente all'aria in maniera naturale, così saranno stabili e bellissimi e durevoli. Io invece ho utilizzato lui come scorciatoio, infatti è asciutto lo strato superficiale ma bagnato l'interno. Errore. Dopo il video li metterò al sole ad essiccare, tanto anche se creperanno, non nel senso di morire, ma se faranno le crepe non ci farà nulla, arricchiranno il mio la matricità del mio lavoro. Mi premeva però concludere il video facendovi vedere come sigillare tutto questo. Allora, se dovete fare dei quadri da poco conto, così alla buona, giusto per una ricerca per la scuola, qualcosa che non vi interessa duri nel tempo, passate direttamente una mano di acrilico omogenea su tutto, un bianco o il fondo della vostra pittura, un terra di siena per toni caldi, un blu per toni freddi, quello che volete. Se invece volete fare un qualcosa di serio, durevole, magari dovete vendere un'opera, dovete fare un quadro per voi a cui tenete particolarmente, dovrete preparare la preparazione. Appunto, come si prepara? Si fa una miscela di colla vinilica e acqua 1 a 1, quindi parità di contenuto di acqua e colla. Si miscela bene, ok, e quando il tutto è ben diluito si aggiunge del gesso di Bologna. Ora, così facendo, noi prepariamo uno stucco acrilico. Lo stucco acrilico può essere sia denso, quindi corposo, e quindi dare da solo il fondo, ma questo lo vedremo in un altro video, perché adesso ve li faccio fare tutti i fondi. Oppure semplicemente lo preparate liquido, quindi lo prendete così con una spatolina e lo versate. Lui piano piano saturerà, verrà catturato dal liquido e calerà sul fondo. Arrivati a questo punto, mescoliamo velocemente e cerchiamo di togliere la quantità maggiore di grumi. Quindi, preparato il gesso acrilico, come vi ho fatto vedere in questa ricetta, in maniera però liquida, lo stendo su tutta la superficie di carta, perché la carta comunque, seppur con la vinavil, mantiene una certa morbidezza, e quindi noi quella morbidezza la dobbiamo togliere al supporto, pur lasciando e sfruttando le pieghe della carta. Ovviamente tra una mano e l'altra bisogna far asciugare completamente. Il fondo deve essere molto liquido, perché sennò nei fondi con increspature sottili, come quello per esempio con carta da tovaglioli di carta, le increspature sparirebbero, verrebbero colmate dal gesso. Una cosa che vi consiglio di fare sempre con stucco e vinavil è questo passaggio qua. Se non volete passare lo stucco ma passate direttamente l'acrilico, fatelo direttamente con la vinavil, cioè sigillate la parte
sapete sin dove siete arrivati con l'immissione del fondo di carta, con la parte del supporto vero e proprio che è la tela o il cartone telato o quello che sarà per essere. Questo farà sì che, sigillando il punto di unione delle due superfici, non entri aria al loro interno e quindi l'aria, non potendo camminare all'interno, non scollerà tutto il supporto che abbiamo messo. Questa è una fase importantissima, fatela con davvero enorme attenzione, perché il benché minimo buchino cagionerà sicuramente, piano piano nel tempo, nei 30 anni, nei 40 anni, uno scollamento del vostro supporto. Se volete evitarlo, se volete fare un supporto fatto bene, e allora fatelo così, stando attenti ai punti di sigillo tra la carta e il supporto principale. Questi supporti sono idonei per tutte le tecniche pittoriche, certo non acquerello. Io ve lo consiglio moltissimo per gli acrilici, ma supporta anche l'olio molto molto tranquillamente. Bene ragazzi, io finisco di spennellare i miei supporti, vi ho fatto vedere tutti i passaggi per supporti cartacei durevoli e perfetti, ora scegliete voi che tipo di supporto volete avere. Ovviamente dopo questo non si carteggia e ovviamente dopo si passa una mano di acrilico per la preparazione del fondo, ma questo lo vedremo quando andremo a fare la nostra opera d'arte astratta su uno di questi supporti. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Avete visto? È semplice creare un fondo materico. L'importante è non lasciare spazio alla casualità e all'approssimazione. Dovrete essere precisi, puntuali e avere ben chiaro quello che dovete fare. Perché anche in un astratto, come sarà per esempio il fondo del quadro fatto con la carta comune, non è vero che un astratto nasce dalla casualità, ma un astratto ha dietro di sé un grande studio, perché comunque deve mandare un messaggio, e deve mandare un messaggio che non esplica nelle forme figurative semplici, ma esplica nelle forme figurative emozionali, e di conseguenza deve arrivare dritto al cuore, dritto all'anima, e per arrivare dritto all'anima ha bisogno di forme ben studiate, ben calibrate, e quindi quando diamo il fondo dobbiamo pensare a tutto questo. Mi raccomando, fate asciugare benissimo gli strati, prima l'uno poi l'altro. Io non l'ho potuto fare per farvi un video tutto conseguente, ma mi raccomando, voi fatelo, sigillate bene alla fine in modo che l'aria non penetri tra il fondo e lo strato materico. Cominciate a creare i vostri fondi materici, perché presto torneremo per approfondire l'argomento. Se questo video vi è piaciuto, strutturatemi un bel pollice in su, condividete il video sulla vostra pagina Facebook, venitemi a trovare su Instagram, iscrivetevi su Instagram, siamo ancora pochi, poco più di 8.000, qui siamo 150.000 e più, insomma dove siete tutti? Venitemi a trovare su Instagram, non mi lasciate da sola, c'è l'eco in quell'account, forza venite, passate di là che vi aspetto tanto tanto volentieri, e soprattutto e vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, eccoli qua. Bene, vi mando un grande bacio e non dimenticatevi che vi aspetto sempre anche qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!